al via i lavori di restauro dell'acquedotto Vasariano, un intervento da 350.000 euro che interesserà la parte esterna denominata degli archi. È dai primi giorni del mio insediamento e soprattutto della nomina al dottor Pierluigi Rossi a primo magistrato di Fraternita che stiamo parlando di questa vicenda che a noi sta amministrazione comunale sta particolarmente a cuore, perché l'acquedotto Vasariano è uno dei segni più importanti sul territorio arlettino nelle immediate vicinanze della città, è la infrastruttura idraulica che porta l'acqua alla fontana di Piazza Grande, quindi è di grande importanza ed è purtroppo in condizioni veramente molto molto brutte, quindi siamo molto contenti che si cominci finalmente un lavoro di restauro che ci restituirà quest'opera così importante, così bella, così simbolica a un utilizzo pieno, completo e anche a una fruibilità estetica rinnovata. La Fraternita c'è, come nel 600 quando fu costruito questo acquedotto Vasariano, come oggi, e la fonte di Piazza Grande portò l'acqua dall'esterno all'interno della città e fu un esempio di opera di misericordia. L'opera di misericordia è dare acqua agli assetati, questo vollero i magistrati 400 anni fa, e oggi recuperare questo bene artistico, culturale, idraulico è una pagina storica che si riapre con grande soddisfazione e con la grande vicinanza del sindaco e dell'amministrazione comunale. I lavori partiranno a inizio 2017 in accordo con la Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio, che ne verificherà l'esecuzione in corso d'opera. L'intervento prevede la rimozione dell'intonaco su tutto il manufatto e il rifacimento dell'intonaco realizzato in matta di calce, quindi un intonaco filologicamente corretto con il manufatto, con delle tinteggiature, delle soluzioni cromatiche che stiamo ancora definendo insieme alla Soprintendenza. Inoltre abbiamo previsto il recupero e il restauro della copertura lapidea del manufatto e delle guardiole a monte e a valle dello stesso. Inoltre interverremo sulla funzionalità idraulica dell'acquedotto in modo tale che le infiltrazioni attualmente presenti siano evitate.